si sognava, nel senso Mastroianni lo vedevi al cinema ogni tanto in televisione, e poi mi piace anche l'ingenuità di quegli anni. C'erano gli attori, c'era un famoso tram che andava a Cinecittà e era pieno di attori che prendevano il tram per andare a Cinecittà. Vedi, c'è una cosa insensata, cioè ora trova un attore che prende una metropolitana oggi. È lui, con la consueta ironia ma anche disincanto, a fare da testimone, è davvero il caso di dirlo, di una mostra nata in occasione dei 50 anni del 68 e in risposta al Sinodo dei Giovani. Un viaggio attraverso 70 anni di cinema, grazie ad oggetti come il jukebox, la Vespa, i jeans, ma anche e soprattutto attraverso film indimenticabili, dai Vitelloni ad Accattone fino a Smetto quando voglio. Un cammino complesso nato dalla collaborazione tra l'Ente dello Spettacolo e l'Università Cattolica per riscoprire i giovani. Un racconto di giovani, di ragazzi che anche nella realtà dimostrano ieri come oggi di essere molto più avanti di parecchi degli adulti che li circondano. Oggi sono stato in una scuola a Fondi e mi sono trovato 600 ragazzi davanti e ti rendi conto quando in quelle situazioni sei tu che impari le cose. Quando ho firmato le copie del mio libro, che Dio perdona a tutti, ed è tre nomi in italiano e quattro che devi chiedere lo spelling perché è straniero, e tu capisci che qui, cioè, mentre nel mondo degli adulti si parla, ma l'integrazione sì, l'integrazione no, nel frattempo c'è un'Italia che è così.